Entriamo in studio allora e cominciamo a parlare di questo Pordenone che sta cercando con le unghie e con i denti di restare fra i professionisti. Innanzitutto ricordiamo che da domenica scorsa in supporto al Pordenone abbiamo le ramarine qui in studio, c'è chi ha le letterine, chi ha le veline, noi abbiamo le ramarine. Questa è la ramarina da trasferta, cioè con la maglia bianca da trasferta, in casa. Mentre dall'altra parte abbiamo la ramarina casalinga. Fin tanto che parliamo del Pordenone, saranno vestite così, poi indosseranno la fascia, perché questa sera sono qui perché hanno vinto la selezione che si è svolta questo pomeriggio alla fiera di Pordenone di un volto per fotomodella. E questo immagino anche per il piacere, Giuseppe, di Rosania e Placido che vengono qui. È vero che io inviterei anche le ramarine ad accogliere i nostri giocatori stasera, quindi se vogliono possono anche avvicinarsi e salutarli. Ma interessante questo. Mettetevi giù, mettetevi pure giù, perché vi alzate? Tranquillamente. Sono dei signori, Dario, sono dei signori. Perché? Sì, certo. Perché la volta scorsa che è venuto qui Maracchi, quando si è seduta una delle nostre collaboratrici, è diventato rosso come un peperone. Tu rosso sei già, Rosania, quindi non hai problemi, tu Placido. Lì comodo, dopo vi facciamo spostare. Vabbè, allora, stavamo dicendo, abbiamo anche l'intervista, le parole che ci ha rilasciato Fabio Rossito ieri. Comunque, 1-1 ieri con il Novara, Rosania, sei entrato, magari non sempre entri dall'inizio, ultimamente soprattutto, purtroppo. Però hai fatto una grande partita. Possiamo eventualmente mettere in onda anche le immagini, le foto che abbiamo del mitico Ross, eventualmente, però... Red! Sì, no, lui è Red, ma Ross è il fotografo, cioè quello, quello intendevo dire. Comunque, dicevo, gran bella partita, tosta, siete partiti subito di slancio. Sì, sì, abbiamo fatto una grande partita, l'abbiamo preparata benissimo come al solito e niente, è stata un'ultima conferma della nostra non inferiorità rispetto alle altre squadre, ecco, non dobbiamo avere nulla in meno alle altre squadre. Ecco, Placido invece entra con più regolarità, perché è un po' un jolly, no? Sia sulla fascia ti mette Rossito, sia in difesa, e poi tu arrivi da una società nobile. Sì, per fortuna posso ricoprire più ruoli, quindi il mister ha la possibilità di schierarmi più che a Red, purtroppo. Che... Comunque tu arrivi? Io arrivo dalla Sampdoria, ecco. E... sono qua a Pordenone per dare una mano al gruppo e a tutti, sperando di raggiungere tutti insieme. E per fare ore volo, no? Minuti, ore volo, dico, per fare esperienza. Sì, no, sono qua per fare un po' di gavetta, un po' di esperienza. Allora, perfetto. 1-1 abbiamo detto con una splendida rete di Fortunato all'inizio, il primo gol di Fortunato in questo campionato. E poi invece c'è stato il pareggio del Novara. Secondo tempo avete sofferto un po'. Sì, il primo tempo li abbiamo messi sotto, abbiamo approcciato molto bene la partita. Poi ci ha pensato Sasha, ha fatto un ottimo assist a Fortunato che l'ha stampellata di sinistro in rete. E poi il secondo tempo ci hanno un po' chiuso nella nostra metà campo, ma normale così perché... hanno fatto una squadra. Sarebbero per... primi in classifica senza, sì, gli 8 punti di Novara, una squadra per stravincere la Lega Pro. E sono stati penalizzati agli 8 punti. Sono venuti da noi molto arrabbiati. Per conquistare 3 punti, noi siamo riusciti a fermarli, diciamo. Perfetto. Allora. Grande merito ha dato Fabio Rossito al gruppo, grande merito ha dato Fabio Rossito ai tifosi di Pordenone. Poi sentiremo anche loro cosa ne pensano dei nostri tifosi. Ma intanto sentiamo quello che ci ha detto il tecnico ieri. Fabio, avevi chiesto un'impresa, l'impresa è stata fatta. Sì, 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 perché onestamente oggi probabilmente abbiamo chiuso il campionato loro, e vabbè, non è che ci interessasse questo, però... è stata fatta proprio con grande sofferenza, hanno lottato, abbiamo perso gli uomini per strada, c'è stato Belanovic che ha avuto problemi al tendine, è entrato Ravasi, però anche quelli che sono entrati hanno sostituito la grande, si è visto lo spirito di squadra che ci serve a noi comunque per arrivare a salvare la categoria, e questa è la strada sicuramente, lottare come leoni, e comunque c'è stata anche tanta qualità perché la squadra a tratti ha giocato veramente bene, insomma, poi che ci sia da soffrire con questa squadra qua è chiaro. Certo, senti, ti preoccupa adesso,
guardiamo anche i risultati delle altre. Lumezzane ha vinto. Bon, questo come lo leggi questo? Hai due punti di vantaggio sul Lumezzane. Che la Pro Patria vincesse l'avevamo già scritto su un foglio grande, si sapeva, sono cose che si sanno già. Che vincesse era normale contro una squadra che magari aveva poche motivazioni. Comunque, pochissime. Comunque, dai, la sconfitta chiaramente dell'Albino Lefe è un vantaggio, è chiaro, perché allunghi un po'. È chiaro che se arrivi qui che hai due risultati su tre è un vantaggio, però è tutto da giocare. Dai, adesso andiamo a Vicenza e pensiamo alla prossima, insomma. Però questo è lo spirito da importante che, di questa squadra che non ha mai mollato ed è questa che deve fare, insomma, perché... È chiaro che sono tutte partite tirate al 100% e può succedere di tutto, però se sei questo è dura anche per gli altri. Il messaggio è stato che tutti quanti si devono sentire parte. Mi è piaciuto per esempio Ghinassi, è andato alla fine, è stato, secondo me ha fatto delle cose determinanti in pochi minuti. Magari chi vede certe cose capisce, e lui gli ha fatto i complimenti perché entrare in partita immediatamente ha fatto questo lo spirito, perché tutti erano pronti a entrare, tutti erano pronti a spingere chi entrava. Hai delle sensazioni positive sotto questo aspetto, perciò Careri è una certezza che ormai è un portiere di grande livello, insomma, perché sta dimostrando, ma non solo in campo, si sta dimostrando uomo vero anche fuori, perché è il vecchio che ci voleva, nel senso che lui sa compattare, sa dire la parola giusta al momento giusto, è un ragazzo veramente con grandi doti morali. È chiaro che in casa ormai è lampante che, sentendo questo pubblico vicino, i ragazzi si caricano in maniera incredibile. Anche oggi, a un certo punto inizio partita, si vedeva, non si vedeva, poi pian piano sembrava sempre che lo stadio si stesse riempiendo sempre di più, ed è una sensazione troppo bella, insomma, giocare davanti a loro è un'altra cosa, perciò li ringraziamo. Mi rivolgo a Fabio Rossito, che sicuramente ci ascolta. Io avrei voluto chiedere a Rosania e Placido un commento sulle tue parole, ma non hanno ascoltato assolutamente niente perché stavano fraternizzando e socializzando con le due ramarine, per cui è praticamente inutile che gli chieda cosa pensano del commento del loro tecnico. Siamo d'accordo su quello che ha detto il ministro. Immagino, immagino che siete d'accordo. Ma diciamo... Si parlava del pubblico, un pubblico al Bottecchia fantastico, sì. Noi non l'abbiamo mai visto così. Io sono lì, non dico da quando, ma da qualche anno, no, però non l'ho mai visto così. Diciamo che all'inizio la tribuna un po' di più, ma la curva era quasi deserta. E ultimamente, soprattutto con su Tirol di sera e con Novara, era piena la curva, e quindi il dodicesimo uomo, diciamo, da una forza in più. Sentire che comunque quando sei in difficoltà, quando senti i tifosi che ti aiutano, ti danno un po' di forza, dai. Più spigliati di, sì, sì, sono molto di più Maracchi, no? Di Maracchi, e soprattutto sì. Placido, che ha sì, tolto sì, no, il microfono a Rosania. Placido è il vero prodotto di Mister Rossito, in tutti i sensi, non solo calcisticamente parlando. Buona parlantina, buona predisposizione al video... È tutto. Volevo dire una cosa. Non Matteo. Vorrei che Placido è quello che parla, Rosania è quello che agisce. Stai attenta, no. Felona. Stai attenta. No, volevo rispondere a Mattia. Se c'è anche un po' di euforia adesso intorno alla squadra, è anche merito loro, voglio dire. Perché da 19 partite a questa parte hanno conquistato, se non sbaglio, 22 punti. Se ipotizziamo una classifica sulle 36 partite, ne avrebbero totalizzati 44-45, sarebbero non santi. Solo, ma nelle ultime 6 partite loro, considerando anche le due sconfitte, esatto. Quindi abbiamo messo sì, anche, sì, la sconfitta anche la sconfitta di Como, col Como, loro sarebbero in piena Monza. Zona playoff, è con vero, 10 punti, meglio soltanto Bassano, credo, e adesso non mi ricordo quale sia l'altra squadra, che ne ha fatti 15, e la Cremonese... Mi sembra la Torres. Sì, che ne ha fatti 11, poi loro con 10 punti. Quindi peccato che il campionato sia iniziato prima con Zauli e poi con Foschi. Vabbè, ma comunque, indipendentemente da questo, la squalifica di Fissore per domenica sì, rilancia il Red. Ti permette di avere sa, un altro si posto. Siamo tutti a disposizione, poi il mister decide, non è detto no, che già ieri è stato autore di una prova ineccepibile. Grazie, lui è di parte. No, non sono di parte, io sono il primo che ti bastona quando giochi.
giochi male. Ieri davvero, anzi, mi ha fatto anche piacere vederti uscire prima per l'applauso del Bottecchia. A parte la comune origine, mi dice Giuseppe Palomba che la muscolatura che hai è dovuta ogni tanto anche ai suoi inviti a cena, dove li tiene a pranzo, non a cena. Sì, però oggi ha rifiutato. Oggi ha rifiutato, perché chissà, magari spera di combinare meglio che con te, no? Quindi, attenzione. Vicenza, dimmi qualcosa sul Vicenza. Il Vicenza, ormai al Vicenza è salvo, non ha nulla da perdere, nulla da vincere, ormai non è che abbia obiettivi così importanti. Però sono le ultime tre partite, credo le abbia perse tutte e tre, quindi non ho... Vicenza ha fatto 4 punti nelle ultime 8 partite, vedi, quindi non vince da 8 partite. Però non è mai c'è detto un ex. Bravo, Matteo. Quindi bisogna sempre stare attenti, non credo ci regali la partita facilmente. C'è Matteo Tomei che peraltro sabato, non ha giocato, ha lasciato il posto al portiere più giovane, perché anche lì evidentemente... A proposito della partita di venerdì 1 maggio, volevo lanciare un'iniziativa della società che mette a disposizione le corriere per tutti i tifosi e continuiamo quindi... Gratuitamente? Gratuitamente, sì, con questo messaggio, tutti a seguito dei ramarri. Le ramarine ci saranno al seguito dei ramarri? Sì, ecco, vedi, quindi... Per chi volesse maggiori informazioni può contattare il magnifico Mica, non il cantante ma Michelin, l'ha detto stampa del Pordenone Calcio, per prenotare i posti sulle corriere. Tu hai un altro compito, perché... diciamo la verità come stanno le cose, noi abbiamo uno spot del Pordenone sul De Marchi che dovremmo sostituire per la parte estiva, non siamo riusciti a farlo oggi. Spendo io poche parole, anche quest'anno come da tradizione c'è il PN Junior Camp, un'iniziativa organizzata da Pordenone Calcio assieme alle società del Sistema Calcio Giovani Pordenone. Praticamente dal 15 al 19 giugno e dal 22 al 26 giugno si terrà al centro De Marchi, ma quest'anno raddoppia con la versione estiva a Bibione Junior Camp, che si terrà dal 15 al 19 luglio e dal 22 al 26 luglio.